Gianmario Gazzi, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Noi viviamo in un'epoca anche abbastanza violenta, basta vedere i linguaggi che ci sono, le azioni sdoganate, no, nella società. Quindi in primo luogo c'è un'azione sociale da compiere e culturale nei confronti dell'intera società, ma poi ci sono anche delle azioni che sono quelle di tutela rispetto alle donne maltrattate e eventualmente ai figli, ma anche quelle di cura verso i maltrattanti. Senza un approccio integrato i risultati non se ne otterranno mai, ma semplicemente avremo, come spesso accade, delle denunce a fatti conclamati e poche azioni che riescono a ridurre i rischi effettivamente presenti. Allora, oggi parleremo dal punto di vista della professione di assistente sociale di quelle che possono essere le azioni che i professionisti, ma l'intero sistema di protezione sociale, di welfare, i servizi locali possono mettere in campo per la prevenzione e la tutela dalla violenza. E l'obiettivo fondamentale rimarrà centrato su le sinergie possibili tra i vari attori del territorio.